Buongiorno e buona domenica, cari amici, e benvenuti a Natale con i tuoi. E benvenuta anche a te, Arianna. Buongiorno, Angelo, e buona domenica. Mancano 3 settimane e 5 giorni. Ormai davvero poco. Sì, mancano esattamente 27 giorni e ci siamo. Festeggeremo insieme il Natale. E da oggi, caro Angelo, comincia un tempo importante che la Chiesa ci invita a vivere con uno spirito di attesa e di rinascita, che è quello dell'Avvento. L'Avvento è il tempo del silenzio, dell'ascolto, della speranza e della gioia. Durante il cammino delle 4 domeniche dell'Avvento, la luce di Cristo può illuminare i nostri sentieri e dissolvere le tenebre dei nostri cuori. E oggi ci troviamo in un posto molto particolare, nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie. E siamo vicino ad un organo, perché il tempo dell'attesa possiamo identificarlo con la musica che accompagna il tempo dell'attesa. Già nel grembo materno, infatti, che è un'attesa, sappiamo quanto sia importante una dolce melodia cantata dalla voce della mamma, oppure all'attesa di un risveglio da un coma. Quanti giovani si sono risvegliati con la canzone del loro cantante preferito. Ancora, se pensiamo al telefono, la musica accompagna i nostri viaggi nell'attesa della destinazione. Oppure, semplicemente, la musica di un centralino nell'attesa di parlare con un operatore. Perciò, sia nelle piccole cose o nei momenti importanti, la musica ci dà questa dimensione. Se pensiamo a quanti pellegrini erano qui in attesa cantando e pregando prima di partecipare alla celebrazione eucaristica di Padre Pio. Che emozione, Angelo! Ma di questo argomento continueremo a parlarne ancora a lungo. E intanto vogliamo ricordare un frate della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, venuto a mancare un anno fa, fra Osvaldo Carrabs. Era un momento particolare per la fraternità dei frati che vivevano in quarantena per il Covid. Un momento di grande sofferenza. Ascoltiamo uno stralcio dell'omelia di martedì 23 novembre, durante il primo anniversario della scomparsa di fra Osvaldo. E con questa speranza nel cuore, che oggi vogliamo ancora una volta raccomandare alla misericordia di Dio, il nostro fratello padre Osvaldo, venuto a mancare un anno fa. È stata una morte inaspettata la sua. L'emergenza sanitaria nel novembre scorso aveva raggiunto già livelli preoccupanti a motivo della seconda ondata pandemica. E la nostra fraternità ne veniva raggiunta in maniera importante. Il caro padre Osvaldo, in conseguenza di una frattura al femore, fu costretto al ricovero. Ma purtroppo la sua condizione di salute, già molto precaria, aggravata dal contagio del Covid-19, cedette completamente, favorendo la conclusione della sua esistenza terrena. Io personalmente ho conosciuto padre Osvaldo quando ero bambino nella mia città natale, essendo lui in quel periodo guardiano del convento e direttore dell'Opera San Francesco. Mi impressionavano i suoi modi distinti e a tratti severi. Col tempo ho potuto apprezzare sempre di più, da confratello, la sua bella attitudine alla vita fraterna, sia nella condivisione degli atti comuni che nelle occasioni di dialogo e di confronto. A volte i suoi toni accesi manifestavano in maniera forte la sua passione per alcuni argomenti che gli stavano particolarmente a cuore. Il suo carattere forte e onesto, non poche volte, lasciavano trasparire i tratti dell'uomo e del frate umile, che non esitava, soprattutto negli ultimi anni, qui a San Giovanni Rotondo, a manifestare il suo disagio per non riuscire più, a causa dei suoi seri problemi di salute, ad assolvere i suoi impegni ministeriali e fraterni. Come è stato sottolineato poi dal ministro provinciale nella circolare sulla sua morte, quando si parlava del momento terribile della pandemia, padre Osvaldo non manifestava alcuna paura sulla possibile fine della sua vita. «Sono pronto a lasciare questo mondo», diceva. «La veneranda età raggiunta
mi basta. Le poche, cordiali parole scambiate al telefono qualche giorno prima che morisse, le ricordo come una celata manifestazione del suo ultimo desiderio, ritornare in fraternità, ma anche come un sereno abbandono alla volontà di Dio, che invece lo chiamava nell'estrema solitudine ad andare incontro a sorella morte. È stato un momento difficile anche per noi confratelli, non poter sostenere se non con la preghiera e per la maggior parte di noi nel completo isolamento il caro confratello verso l'incontro definitivo con il Signore. Ha lasciato in silenzio questo mondo per guadagnare, lo speriamo per la fede che ha professato, la gioia e la pace eterna in Dio. Fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per Padre Osvaldo affinché tutto il bene che ha compiuto nella fedeltà alla vocazione francescana cappuccina, insieme alla speranza che ha nutrito nell'infinita misericordia di Dio, gli permettano di essere purificato completamente dalle fragilità umane per godere in eterno la visione beatifica del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La parola di Dio di questo martedì della 34esima settimana del tempo ordinario e il ricordo nella preghiera del caro Padre Osvaldo ci aiutino a vivere sempre di più da veri cristiani, certi che tutto finisce, ma che perseverando fino alla fine nella fede in colui che è morto ed è risorto per noi, salveremo anche la nostra vita. Così speriamo e così sia. Ringraziamo la redazione per questo video. Da ieri abbiamo vissuto all'interno del santuario il momento della liturgia, dell'attesa con la tematica della speranza. Il nostro augurio è che dopo questo momento che il mondo sta vivendo ci sia la speranza che presto tutto questo finisca. E siamo giunti adesso all'appuntamento che aspettiamo di settimana in settimana per scoprire la vita e le iniziative del nostro santuario con Marianna Lopes dell'Ufficio Pellegrinaggi. Bentornata Marianna. Grazie a voi Angelo e Arianna, grazie. Marianna, in questa settimana, come ci anticipavi domenica scorsa, ci sono stati dei cambiamenti per le celebrazioni, soprattutto per il trasferimento di Padre Pio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, giusto? Sì, certo. Allora, questa domenica è l'ultima domenica in cui ci sono celebrazioni nella chiesa di San Pio, per cui come avevamo anticipato la scorsa settimana, il corpo di San Pio si trova adesso nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e tutte le celebrazioni della settimana vengono appunto svolte nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, come consuetudine poi di solito nel periodo invernale, anche perché c'è una minore affluenza di pellegrini. Marianna, ci troviamo nella chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, che è il cuore del nostro santuario. Quanto questo luogo è importante per i pellegrini? Hai detto bene, Angelo, questo è il cuore di questo santuario, proprio perché questa chiesa nel 1916 vide arrivare Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo e qui lo vide celebrare messa per più di 40 anni, fino a quando non fu edificata la chiesa di Santa Maria delle Grazie, il santuario adiacente. Inoltre in questo luogo Padre Pio era solito confessare per ore ed ore e pensate, nel 1918, sempre nel coro di questa chiesa antica, Padre Pio ricevette le stimmate, per cui possiamo dire che il fulcro e il punto da cui tutto partì è proprio questa chiesa antica, è importantissima, è il centro del santuario. In questa puntata parliamo di musica come attesa. Il santuario di Santa Maria delle Grazie e il santuario di San Pio hanno sempre accolto momenti dedicati al canto e alla musica con vari concerti, vero? Sì, certo, il santuario ha sempre accolto con tanto entusiasmo i vari concerti che sono stati proposti. Basta pensare che l'ultima festa di San Pio si è proprio conclusa con un concerto in suo onore. Inoltre ci sono stati anche molti musical allestiti nella chiesa di San Pio e la musica rappresenta un modo per lodare il Signore, quindi sì, è importante, viene dato tanto spazio alla musica nel santuario, anche durante le liturgie, insomma, non c'è liturgia che non venga animata. Marianna, ma quali sono gli appuntamenti della prossima settimana?
Abbiamo tanti appuntamenti, a cominciare da quest'oggi. Dopo di noi ci sarà la celebrazione delle ore 11:30, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Franco Moscone, e sarà consegnato la lettera pastorale del prossimo anno, che avrà proprio come tema il ventennale della canonizzazione di San Pio. Da domani, alla celebrazione delle ore 18, ci sarà l'inizio della novena, la novena dedicata alla solennità dell'Immacolata Concezione. E poi un appuntamento importante e seguitissimo sarà sospeso, cioè quella della preghiera sotto la croce, per cui tutti coloro che in settimana ci hanno sempre chiamato per darci i nominativi per cui pregare, dovranno attendere gennaio. La preghiera sotto la croce nel periodo d'avvento viene sospesa per poi riprendere a gennaio. E l'ultimo appuntamento è sabato, la liturgia dell'attesa alle ore 20:45, sempre nel santuario di Santa Maria delle Grazie, è trasmesso da Padre Pio TV, e ci sarà il dottor Regolo, il co-direttore di Famiglia Cristiana, a raccontarci la sua esperienza, la sua testimonianza. Grazie Marianna, e appuntamento a domenica prossima. Grazie a voi. E ora cediamo la linea alla regia. Bentornati sempre in diretta da San Giovanni Rotondo con il nostro programma dedicato ai giovani, Natale con i tuoi. Questa puntata è davvero particolare oggi, infatti ci ha raggiunto qui Fra Italo Sant'Agostino, che da inviato si ritrova qui in mezzo a noi per parlare di musica. Benvenuto Fra Italo. Grazie, grazie a voi. Fra Italo, quanto è importante la musica per esprimere il senso dell'attesa in questo tempo? Beh, la musica è importante sempre. Da che esista la liturgia, è un senso, diciamo, del cristiano del pregare, la musica è sempre stata presente, sia stata sotto la forma di un canto semplice fatto insieme o poi in maniera più complessa, anche aggiungendo strumenti musicali. Il canto è quello che ci rende umani, diciamo, per contraddistinguere anche il nostro modo di relazionarci con Dio. Nell'attesa il canto si fa forse più profondo, più silenzioso, un canto che diventa anche più da ascoltare. Ecco perché forse l'attenzione ai testi va ricercata proprio entrando nel pieno del significato. Uno, per esempio, interessante per un periodo d'avvento è proprio Vergine del Silenzio, insomma, questa donna che nel silenzio inizia a generare il creatore nella carne, nel suo grembo. E questo è un mistero che il canto ci riesce a trasmettere non solo con le parole, ma anche con una musica che ci rilassa e ci mette in preghiera. Potresti darci una panoramica veloce del repertorio natalizio? Allora, vedi Angelo, qui siamo particolarmente fortunati. Negli ultimi anni c'è stata una produzione, o meglio, un tentativo di produrre canti natalizi nuovi. Però, oltre, diciamo, quando tu hai la novità che ti piace, allora te la suoni, te la canti, magari anche più vicina a quello che ti piace, hai un po' un brivido, diciamo, ma poi passata la novità arriva un po' una nostalgia. E questa grande fortuna dei canti che noi abbiamo è proprio quella che tutti li conosciamo, è che abbiamo un grande repertorio di canti natalizi, ad iniziare per esempio da Tu scendi dalle stelle, Venite fedeli. Ecco, la ricchezza di questi canti è proprio che tutti li conosciamo e per una buona volta li possiamo cantare tutti insieme. Quindi un consiglio: prima di imparare cose nuove a Natale, recuperiamo quelle che già conosciamo tutti e che ci rendono popolo di Dio in quel momento, perché spesso le liturgie, ecco, c'è un coro che canta, qualcuno che suona, ma noi non riusciamo a partecipare con il canto perché le canzoni non le cantiamo e non le sappiamo, magari non abbiamo neanche voglia. Ecco, Tu scendi dalle stelle, Venite fedeli, Astro del Ciel fanno parte della nostra storia, della nostra preghiera, e le conosciamo. Quindi mi raccomando, con il cuore e a squarciagola quando è il momento, diciamo, di partecipare alla preghiera. Un invito anche ai maestri di coro a farle accessibili per tutti, in modo tale che si senta veramente una chiesa che sta pregando in quel momento e celebrando il Natale. È un consiglio per come preparare e prepararsi ai canti dell'Avvento e poi di Natale? Sì, Avvento e Natale sono due momenti liturgici, due periodi dell'anno liturgico molto importanti e intensi. Quello che consiglio io è di caratterizzarli in maniera forte, oltre ai canti che noi abbiamo, quelli d'ingresso, il canto finale,
diventare, prendere e fare un'identità forte di quelli che sono i canti fissi della Messa, per esempio il Kyrie, l'atto penitenziale, l'Alleluia, e questi canti che noi facciamo poi in tutte le celebrazioni, ecco, che possano rimanere quelli costanti per tutto il periodo liturgico. Allora noi avremmo un repertorio fisso per l'Avvento, un repertorio fisso per Natale, in modo che rimanendo questo costante negli anni, noi riusciamo a accorgerci che è arrivato l'Avvento proprio perché noi il Kyrie lo cantiamo così in Avvento, l'Alleluia lo cantiamo così in Avvento. Quindi questo può essere un piccolo trucco per diventare più coinvolti e più presenti, anche con una memoria storica di dove siamo nel luogo in cui viviamo. Per conoscerti meglio, come è nata la tua passione per la musica? La passione mia della musica, diciamo che c'è sempre stata, però per esprimersi ha avuto un particolare tempo. Io ricordo che ero piccolino, con la tastierina già scrivevo nuove musiche, nuove cose, e però che me ne facevo, rimanevano là, perché... Poi ho iniziato un po' a studiare musica, ma in realtà quando poi è esplosa è perché io avevo fatto gli Araldini, poi ero cresciuto, ma mi ero accorto che la messa dei bimbi era un po' zitta. E io così mi sono buttato, ho detto, ma chissà se io posso riempire questo silenzio. Quindi ho iniziato sulla tastiera a fare i primi accordi e poi pian piano ho tappato quel buco che c'era lì in chiesa. E da lì è stato un crescendo. Poi io anche nella gioventù francescana sono entrato, un po' per curiosità, ma il primo giorno c'erano le prove di canto. E io proprio quel giorno sono stato così felice che si facesse quell'attività lì e che ho detto, senti, questo posto mi piace troppo. Quindi la musica per me è stato un dono che ho ricevuto, molto grande. Grazie Fra Italo e anche grazie per tutte le tue riflessioni domenicali che accompagnano le nostre trasmissioni. Ti aspettiamo domenica prossima. Grazie, grazie a voi. Ma adesso cediamo la linea ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero Michele Lecce di San Giovanni Rotondo per scoprire anche in questa domenica un piatto molto interessante. A voi la linea, ragazzi. Buongiorno dall'IPO di San Giovanni Rotondo, lo chef Armillotta Pasquale, l'alunno Triminio Angelo Pio e l'alunno Matteo Orlando. Oggi prepariamo la zucca con le alici, un piatto povero. Prego Triminio. Buongiorno, oggi andremo a preparare un piatto tradizionale in chiave povera. Il nome del piatto è alici in autunno, come ingrediente principale useremo la zucca. Gli ingredienti di questo piatto sono le alici, la zucca, cipolla per preparare il soffritto per poi creare una crema, pepe rosa, finto cracker con semi di sesamo, fiori eduli al gelato e la panura per poter gratinare poi le alici. Adesso andremo a soffriggere un po' di cipolla aggiungendo prima un po' di olio per poi aggiungere la zucca, acqua e erbe aromatiche. Con una foglia di alloro. Thank you.
volta cotta andremo a mixare il tutto per poter andare a creare una crisi. Del piatto che dobbiamo presentare, andiamo a fare l'impiattamento della zucca e degli alici, un piatto povero in chiave moderna come abbiamo già precedentemente detto, e prepariamo due piatti. Prepariamo un piatto nel cappello del prete, formato, chiamato in questa maniera, un piatto nero in cui dà il colore della zucca gialla, una parte l'alunno Arminio e una parte l'alunno Matteo Orlando. Prego ragazzi, dai, impiattamento, dai. Prego l'uomo, scoppettino al piatto cappello del prete. Andiamo a mettere queste famose alici con la panura gratinate al forno sulla zucca precedentemente mixata, passata. Invece Orlando dà un coppetto al piatto. Ok, Trivigno. Prego Orlando, che continuano sia. Qui ci andiamo a mettere questi fiori, fiori commestibili. Ok, poi ci andiamo a mettere peperosa e un finto cracker o sesamo nero. Ok. Prego. Ok, per la presentazione del piatto, ed è qua ragazzi, come si chiama sto piatto, Trimigno? Alice in autunno. Alice in autunno. Grazie dell'attenzione, diamo la parola allo studio. Grazie ragazzi, vi aspettiamo puntuali domenica prossima. Sai Arianna, oggi parliamo di Avvento e non possiamo non parlare di Padre Pio, che ha vissuto la sua esistenza terrena nell'attesa e nella preparazione all'incontro con Dio. Si potrebbe dire che tutta la sua vita è stata un avvento. Infatti, fin dal 26 dicembre, ogni anno contava i giorni che lo dividevano dal Natale. E in una notte santa, davanti al presepe, meditando scrisse: «Quali e quanti non sono, o cristiani, gli insegnamenti che partono dalla grotta di Betlemme? Oh, come deve sentirsi acceso il cuore di amore per colui che tutto tenerezza si è fatto per noi! Oh, come dovremmo ardere dal desiderio di condurre il mondo tutto a quest'umile grotta, asilo del re dei re, più grande di ogni regia umana, perché trono è dimora di Dio. Chiediamo a questo divin bambino di rivestirci di umiltà, perché solo con questa virtù possiamo gustare questo mistero ripieno di divine tenerezze». Che belle parole e quanto amore per Gesù bambino. Ma ora ci fermiamo un attimo e cediamo la linea alla regia. Torniamo insieme in diretta dalla chiesa antica di Santa Maria delle Grazie, con Natale con i tuoi. Arianna, volevo approfittare di questo momento per salutare e ringraziare tutti coloro che ci scrivono attraverso i social e che ci inviano tantissimi messaggi.
Ad esempio la signora Michela Concetta Marra, che ci scrive: «Bravi tutti, bravi ragazzi. Fra Italo sei un'anima speciale. Grazie per la condivisione del tuo pellegrinaggio così importante e delle considerazioni maturate in quel percorso di vita, che ti ha insegnato tante cose e che tu ci regali di riflesso. Hai mai pensato di scrivere un libro autobiografico? Complimenti. Pace a tutti, buona domenica». Anche la signorina Adelina Mesocra ci ha scritto: «Grazie a tutti quanti hanno reso possibile e rendono possibile la trasmissione, ma soprattutto ai giovani, bravissimi, nel saper rendere affascinanti i loro messaggi. Congratulazioni ed auguri di buon proseguimento». Continuate a scriverci sulla pagina Facebook Accoglienza Giovani Padre Pio. E adesso cediamo la linea a Suor Moira, che si trova proprio qui, a San Giovanni Rotondo. A te la linea. Grazie Arianna, grazie Angelo per la linea. Oggi siamo a San Giovanni Rotondo, anche noi vicinissimi a voi. Siamo nella casa di Maria Pail, in pellegrinaggio con un gruppo di giovani. Ed è proprio di giovani, di ragazzi, che si occupa Suor Monica Ceroni, una suora marcellina, quindi una mia consorella, che vive nella città di Lecce, nell'istituto delle suore marcelline, dove ha a che fare con diverse generazioni di giovani, dai più piccoli di 9 mesi ai più grandi di 18 anni. E oggi con lei viviamo questa prima domenica d'Avvento e chiediamo a lei che cosa significa attesa in questo periodo. A te la parola. Grazie Suor Moira, grazie Moira. E grazie a voi che mi state ascoltando in questo momento, sono contenta di cominciare questo percorso insieme a tutti voi. Già attesa, cosa ci aspettiamo? Che cos'è l'attesa? Sarebbe interessante chiederlo direttamente a ciascuno di voi, perché l'Avvento ci ricorda che nel cuore abbiamo un sacco di sogni e spesso li seppelliamo sotto un sacco di cose. E qual è il sogno fondamentale, qual è il sogno più bello? È quello di essere felici. Non so voi cosa ne pensiate, ma io credo fermamente che sia proprio questo. E proprio con i ragazzi in questi giorni cercheremo di capire che cosa porta alla felicità, che cosa è la gioia. E non mi viene un altro elemento in questo momento che scombussoli la vita quanto proprio l'arrivo di una nuova vita all'interno, per esempio, di una coppia. Che cos'è l'arrivo di un bambino? E prima ancora della nascita, cosa sono quei 9 mesi che lo preparano? Chi di voi ha un fratellino, una sorellina o chi appunto è in attesa di un bimbo sa che i preparativi sono forse la parte migliore, no? È quello che ci mette veramente quello stato di meraviglia nel cuore e di desiderio di conoscere colui che arriverà. Ma sappiamo che ogni nuova presenza ci scombussola la vita, viene ad abitarci dentro. E allora quel Gesù bambino lì è un bambino che in qualche modo ci trasforma, no? Non può non trasformarci. Ecco. Mi ha fatto pensare all'attesa come ho visto proprio materialmente un pancione che ha dentro un bimbo. È come se questa nostra generazione in qualche modo si stesse preparando a dare un frutto importante, soprattutto questo periodo che ci vede un po' dopo la pandemia ma ancora dentro. Qual è il messaggio di gioia o di speranza, proprio mi verrebbe da dire, che auguri a tutti i giovani che ci stanno ascoltando? Di stare in travaglio. Io credo che l'immagine più bella dell'Avvento sia proprio Maria, sia proprio il pancione. Sì, Gesù arriverà, no? E spero tanto per tutti che non sia solo quel Gesù commerciale che ci piace tanto, perché non c'è Natale senza le luci, senza lo stare insieme in famiglia, senza il ricordo del presepe, ma il nostro Natale si chiama Gesù. Allora stiamo in travaglio con Maria, stiamo in travaglio con lei nell'attesa di grandi cose nella nostra vita. Ripeto, quando Gesù entra nella nostra vita non possiamo far finta di niente, anche quando è entrato nella vita di Maria, in fondo, no? Allora, il mio augurio è questo: stiamo con lei in travaglio, stiamo in questo desiderio di cose nuove che costano sicuramente fatica, e Padre Pio ci ha insegnato proprio oggi, in questo meraviglioso giro che abbiamo fatto, che le fatiche a volte sono veramente dolorose, no? E
arrivano a portare frutti dopo, anche dopo pagine che noi non comprendiamo, no? Però i frutti arrivano, se stai con Gesù i frutti arrivano. E allora auguri, auguri a tutti, auguri di un buon avvento e che siano 4 settimane intense, intensissime. Grazie Sor Monica, grazie a voi ragazzi e in via del tutto eccezionale da San Giovanni Rotondo è tutto. Ciao ragazzi! Ciao! Grazie Sor Moira e appuntamento a domenica prossima. E adesso Arianna, vogliamo cedere la linea al nostro Alessio, che anche in questa puntata ci parla di tradizioni e simboli dell'avvento. A te la linea, Alessio. L'attesa per il Signore che viene. L'anno liturgico riparte con il tempo di Avvento, un periodo caratterizzato da diverse tradizioni e celebrato in tutto il mondo. La tradizione a noi più vicina è sicuramente quella delle 4 candele che formano la corona di Avvento, le 3 candele viola, come lo spirito di veglia, e la candela rosa che rappresenta la gioia. La corona d'avvento ha una tradizione antichissima, ha un'origine pagana. Prima, infatti, era solito accendere delle candele durante l'inverno per chiedere al Dio Sole di tornare con la sua luce e il suo calore. I primi missionari approfittarono di questa tradizione per evangelizzare le persone e insegnar loro che dovevano approfittare di questa corona come mezzo per aspettare Cristo e celebrare la sua natività. La corona d'avvento ha una forma circolare, perché il cerchio è il segno dell'amore infinito, di Dio, e il colore verde rappresentato dai rami rappresenta il Cristo, vivente. Ma questa è solo una delle tradizioni che caratterizzano l'Avvento. In tutto il mondo ce ne sono di diverse. In Irlanda, si espone una candela alla finestra per accogliere Giuseppe e Maria nella loro ricerca di un alloggio. La candela viene idealmente accesa e spenta da una donna nella famiglia, che può essere la madre, che rappresenta appunto Maria, e in onore della Vergine. In Polonia si svolgono delle messe che includono lo splendido Rorati, che viene recitato prima dell'alba. Il nome deriva dalla prima preghiera della messa, l'introito, le cui prime parole sono Rorate Cheli, che significa o cieli stillate dall'alto, e i fedeli portano candele e lanterne da accendere in certi momenti. La messa inizia nell'oscurità e termina nella luce a simboleggiare la nascita di Cristo. In Spagna, così come in Italia, ci sono le recite per ricordare e mettere in scena la nascita di Gesù, le cosiddette pastorette. Sempre i bambini sono protagonisti in Germania, a Norimberga, dove una bambina viene designata Christkind o bambina di Cristo e viene vestita come un angelo in bianco e oro con una corona dai riccioli biondi. La ragazzina partecipa alla parata che si svolge prima dell'apertura del tradizionale mercatino di Natale, il venerdì che precede l'inizio dell'Avvento, e la Christkind prescelta svolge anche altre 150 doveri all'interno della comunità. In Svizzera i paesi si trasformano in calendari dell'Avvento, vengono scelte infatti 24 case oppure esercizi commerciali, i quali addobbano una finestra a tema natalizio. La popolazione si ritrova ogni sera in una casa diversa per festeggiare e andare tutti insieme verso il Natale. Fuori dall'Europa le tradizioni sono legate naturalmente alle diverse religioni. In Cina le case si addobbano con lanterne colorate e nelle Filippine vengono decorate con una stella che viene esposta alla finestra, il Parol. Questa stella ricorda la cometa che ha guidato i re magi fino a Gesù. In Messico, invece, le festività qui sono molto sentite e suggestive. E tra il 16 e il 24 dicembre si ricorda il viaggio di Maria e Giuseppe. In tutti gli angoli dei paesi, ogni sera i bambini mascherati da angioletti sfilano per le strade della loro città, evocando appunto il lungo viaggio fatto dai due genitori prima della nascita di Gesù. L'Avvento è quindi un tempo che unisce tutto il mondo nella attesa trepidante della nascita di Gesù. E quindi, qualunque sia la vostra tradizione, qualunque sia il vostro paese, l'augurio è quello di passare un buon avvento e di prepararsi al meglio alla solennità del Santo Natale.
Grazie Alessio per il tuo bellissimo servizio. Ti aspettiamo domenica prossima. E siamo arrivati purtroppo anche oggi alla fine della nostra trasmissione. E non ci resta che darvi appuntamento a domenica prossima. Infatti noi vi aspettiamo con ansia, perché ormai ci abbiamo preso gusto. Grazie a tutti e buona domenica! Buona domenica!